Allora, oggi leggiamo della Bhagavad Gita, così com'è, quinto capitolo, verso numero sette. Yoga Yukta, Vishudhatma, Vigitatma, Chitendriya, Sarvabhutatma, Bhutatma, Bhutatma Kurvan, kurvan Api abhi, na, na Lipyate, lipyate Yoga Yukto Vishudatma Yoga Yukto vishudatma, vishudatma, vishudatma Vijitatma Chitendriya विजितात्मा चितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वानपि न लिप्यते कुर्वानपि न योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा चितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वाना पी न लिप्य

Urvana pinalipyate Yoga yuktaha. Yoga yuktaha Occupato nel servizio devozionale. Occupato nel servizio Vishudha atma, atma. Un'anima purificata. Un'anima purificata. Vigita atma. Vigita atma padrona di sé Jitta indriya, indriya, avendo vinto i sensi, vinto i sensi sarva butta verso, verso tutti gli esseri, atma butta, atma, 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 compassionevole, compassionevole kurvanapi pi, Agisca. agisca. Na. Na. Mai. si imprigiona, Traduzione e spiegazione. Parso Divina Grazia a Cebacte Nantaswami Prabhupada, Shira chi Che opera con devozione l'anima pura, che controlla i sensi e la mente, è caro a tutti. E tutti sono cari a lui. Benché sia sempre attivo, non è mai imprigionato dall'azione. Spiegazione? Chi intraprende la via liberatrice della coscienza di Krishna è amato da tutti, e tutti gli sono cari. Il devoto vede tutti gli esseri in relazione a Dio, come rami e foglie che non possono esistere. Indipendentemente dall'albero, sebbene che annaffiando le radici di un albero, l'acqua andrà a nutrire tutti i rami e le foglie, e che alimentando lo stomaco, l'energia sarà distribuita a tutte le parti del corpo, così che ag agisca. Nella coscienza di Krishna serve tutti gli esseri e diventi molto caro, poiché opera nell'intento di soddisfare tutti gli esseri. La sua coscienza è pura, quindi la mente è perfettamente controllata e di conseguenza anche i sensi sono sotto controllo. Con la mente sempre assorta in Krishna, non rischia di distrarsi né di usare i sensi in attività diverse dal servizio al Signore. Gli piace ascoltare ciò che riguarda Krishna, gli piace mangiare solo cibo offerto a Krishna e desidera recarsi solo in quei luoghi dove può servire Krishna. Si può dire dunque che i suoi sensi sono dominati in cinque freni, i sensi non è causa di disturbo per nessuno. Si potrebbe chiedere allora perché Arjuna, uomo conscienzioso di Krishna, usi violenza sul campo di battaglia. In realtà, come spiega il secondo capitolo, Arjuna recca danno agli altri solo in apparenza, poiché non si può uccidere l'anima spirituale. Tutti gli uomini che si apprestano a combattere preserveranno la loro individualità anche dopo la distruzione del corpo. Dal punto di vista spirituale nessuno morirà sul campo di battaglia di Kurukshetra, cambierà soltanto l'ambiente, l'abito dei combattenti. Il loro corpo materiale, secondo il desiderio del Signore, è presente in persona. Arjuna non andrà veramente a combattere, andrà solo a seguire le istruzioni del Signore. In piena coscienza di Krishna, si agisce in questo modo. Non si mai nelle reti del karma. Yoga yukta vishuddhatma vigitatma ci tendria sarva bhuta Atma, bhuta tma napi na lippiate. Chi con devozione l'anima pura che controlla i sensi e la mente è caro a tutti e tutti sono cari a lui, ben, Benché o benché? benché. benché sia sempre attivo, non è mai impri imprigionato dall'azione. O maggianati merandasia, generandiana shala kaya, chak shurun milita sri gura veina maha, sri ce tanna manobista mstapita miena buta le, svayam rupa mayam da dati, वंचकपतुभ्युभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमुम कर गिरी येपदमहम वंदे श्रीगुरदीनतानम परमनंदमरव श्री चैतन्यईश्वर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनियानंद सीयदतिराधार शिव श्री घोरभक्वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare 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 Krishna, buonasera, benvenuti a tutti qui in questo verso Krishna spiega Karma Yoga, l'azione nella coscienza di Krishna già esistono in Italia questi sono i primi capitoli della Bhagavad Gita e Krishna esplica a Arjuna le basi filo della filosofia. Qual è l'azione e l'azione senza reazione? Per qualche volta la gente è un po' confusa di questi di, da questo discorso, perché Krishna da diverse istruzioni a Arjuna, in una maniera dica tu devi combattere, in una maniera dica tu non sei l'attore, e la gente, ma questo non va, non funziona. perché <ride> so, so, agisca agisco o non agisco, ma tutte le due insieme, come, come funziona quello? È tutta spiegata nella Bhagavad Gita, <ride> ma il. Questo quinto capitolo del Bhagavad Gita mi piace molto perché tanti di questi apparezze uh, confusione sono salvati, sono spiegati per Krishna in suo discorso. All'inizio del quinto capitolo Arjuna uh, posa una domanda a Krishna, dice che primeramente tu mi hai detto di rinunciare. Di abbandonare, di lasciare uh, le attività interessate. E adesso tu mi dico che devo agire con devozione. Allora, quale di quelle due uh, attività sono migliori, uh, di abbandonare o di agire con devozione? E Krishna spiega nel secondo verso che lavorare, agire in devozione è meglio. Perché la rinuncia è incompleta se non è, uh, è raggiungiata, raggiunta con la conoscenza, il conoscimento, collegata con il conoscimento. Qualche volta in questo mondo vediamo che la gente rinuncia, dice: Questo non mi piace, allora lascia perdere. Il lavoro non mi piace, la famiglia non mi piace, il paese non mi piace. Oggi ha incontrato un, un uomo di affari che ha detto che dopo domani vado in Thailandia, va a aprire un ristorante proprio lì, eh, a Kopangan, eh, nella zona turistica, perché dice che l'Italia non mi piace più, va a abbandonare l'Italia. Ma come non puoi stare da sola, necessita di sattaccare a un altro luogo, a un altro paese. Adesso siamo in questa stanza, quando andiamo di là siamo nell'altra stanza, ma non abbiamo la possibilità di stare senza eh, un ambiente dove ci troviamo bene. Allora, io do sempre un overview, come si dice? Un, uno sguardo d'insieme una panoramica del, <ride> del quinto capitolo perché è molto, molto sottile è molto interessante anche la, la logica l'argomentazione la tra Krishna e Arjuna come si dice primamente lascia queste attività dopo dice no, devo agire con devozione ma la vera rinuncia è di agire in devozione per me allora sono diversi è come una sandesh con i diversi. <ride> come un. un una... oggi no, oggi non mangiamo uh, la torta, ma se vuoi fare la torta, ben fatto, sono diversi. sta? Strani, Strani sì, Strani. diversi strati. Come in Russia c'è un, una torta che si chiama Napoleon. Ce l'ha già provato, no? Devo chiedere alla, alla ragazza russa. Si chiama Napoleon. Sono tutti diversi strati, piccoli, fini. Buonasera, benvenuti. Prego. E anche la Bhagavad Gita, la, la filosofia della Bhagavad Gita è molto sottile, non è, non è una cosa boom. Sono molto strati, diversi livelli di comprensione. E questo ci vuole un po' di pazienza e Guido. Arriviamo dopo a questo soggetto. Krishna disse a Arjuna che di rinunciare non è completo senza eh, il conoscimento. C'è tanta gente che rinuncia in questo mondo. Eh. Io puoi dire rinuncio al dolore, rinuncia a questo, a quello, a quell'altro. Eh. I devoti qua hanno rinunciato a. a Possedere una macchina perché, perché è troppo, troppo dolore, troppo costa, troppo freddo di, di avere un, una macchina in città di Roma. No? 70 euro sempre per il parcheggio per un mese è pazzo. Eh? È pazzo. Allora tu puoi dire: Io ho rinunciato alla macchina, ma non è la tua proprietà. Come puoi rinunciare a qualcosa che non ti appartiene? come quanto Goswami avete il desiderio di, 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 di commettere suicidio perché era molto malato. E Cetani Mahaprabhu lui disse che questo corpo non ti appartiene, tu lo hai dato come un dono a me, adesso è la mia proprietà. Se tu vuoi distruggere. distruggere la proprietà di un altro, tu sei un criminale. Ha detto a un altro devoto: Quello lì è un criminale. Vuoi distruggere qualcosa che non gli appartiene. Allora, quando noi pratichiamo il processo della bhakti, abbiamo dato il nostro corpo come regalo, come dono per Dio, allora adesso di distruggerlo o di non. Uh, to not entertain it, not to. Uh, di non. Uh, Agire in un modo come il corpo può funzionare bene, questo è criminale. Sì. E il Sankhya Yoga è anche spiegato nella Bhagavad Gita. Sankhya vuol dire l'analitica, la un'analisi scientifica degli elementi eh, in questo mondo. Krishna spigana bhagavad gita, bhumi Rapona Lova non cha ankar a me bina prakriti rasada. Sono i cinque elementi grossi, eh? sono Bhumi, la terra, eh? l'aria, l'acqua, il fuoco e il cielo, eh? o lo spazio. E dopo sono i tre sottili, eh? che è la mente, il falso ego e l'intelligenza. Ma c'è ancora altre cose. Questo è sempre la macchina materiale, grossa e sottile. In altro di questi otto elementi materiali, grossi e sottili, c'è anche l'anima, il sé, l'individualità, l'anima spirituale. Chi è il, il, il capo del corpo? L'altro è la macchina, la camicia. Uh, ma l'anima dentro e dopo l'anima c'è ancora l'anima suprema Dio, la personalità uh, suprema e questo è spiegato molto scientificamente nella Bhagavad Gita io ho letto molto libri di filosofia di grandi eruditi, pensieri e altre cose ma non trovo una, una formula succinta, succinta come quelli due versi non, non si trova dove si è spiegata, tac, tac 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 tac, come un senso scientifico. Quello è Sankhya Yoga e Kapila Deva era la personalità che ha spiegato la scienza del Sankhya Yoga nel Srimad Bhagavatam, nel terzo canto, si è interessati di studiare questa scienza più profondamente. Ci sono altri volumi che spiegano, perché la Bhagavad Gita è l'Avese, Questa è l'essenza la, la, eh, della della conoscenza in qualche breve parola 700 versi perché era un campo di battaglia hanno già praticamente iniziato la battaglia in 45 minuti Krishna da tutto il tutto il download dal zip file eh? Arjuna Se il zip file che è, no dico ok boom qui l'esenzia questo ci vuole eh? e Arjuna come era molto intelligente ha assorbato questo conoscimento e ha fatto domande molto specifiche. Specifiche. Eh? Spe Grazie. Allora, yoga yukta. La gente parla di yoga ma non capisce che que, cos'è que, que, questo è yoga. di che si tratta? Che è yoga? Yoga, che vuoi dire? Non è ginnastica. La parola yoga. No, <ride> yoga vuol dire yoke, questo che i, i, il, gioco. il, gioco. il gioco. Sì. Yoga, il yoga, eh? il yoga vuol dire connettare, unire. Unire. unire, unione, collegare, mettere insieme il corpo e il spirito e l'anima e l'anima supremo, è una unione, questo è il yoga. Eh? E maggior parte delle professore di yoga non sapevano questo. Penso che non sapevano, non hanno letto mai la Bhagavad Gita, non sono andato mai in India. È sempre una forma di ginnastica. Mi senti bene, e quello o quell'altro. Questo va bene per te, ma non è yoga, è un'altra cosa. Allora, Yoga Yukta vuol dire ingaggiarsi in servizio devozionale perché devozione? Uh, servizio ok, possiamo capire. Abbiamo bisogno di rendere servizio. Siamo individui uh, e abbiamo necessità da rendere servizio, di se sentire utile, collegarsi con una cosa, una persona più grande che noi. Questo è il nostro desiderio, anche in matrimonio in relazioni di amici, vogliamo riunarsi con altri per se sentire completo, più eh, felice. Ma perché devozione? Devozione vuol dire che eh, tutto è incluso. Eh? Praticamente, se tu dai il cuore, tutto il resto seguirai. Eh? If you give the heart, the rest follows. Ma se c'è sempre parole c'è sempre il denaro, ma non il cuore. Non è completo. È sempre, vi eh? say lip service, servizio delle, delle labbra. Non, non è veramente profondo. Allora, il bhakti yoga è il servizio devozionale, che vuol dire rendersi con il cuore verso Krishna attraverso questo processo di... Bhakti di servizio devozionale. Una persona che, si, che lavora in questo modo, che agisce in questo modo, è soddisfatto perché è pura in coscienza e perché pura in coscienza arriva a controllare la mente e i sensi. La coscienza normalmente è pura, come l'acqua. Quando piogge l'acqua è pura, ma dopo quanto tocca la terra diventano sporco e si sì, fanno. E nello stesso modo la nostra coscienza all'inizio è stata originale, e pura, ma quanto è, siamo in contatto con la materia diventano oscuro. Eh? da tanti diversi influenza di diverse modalità E una persona che agisse in un modo puro non è offensivo uh, not offensive to anyone you say offensivo come si dice non è offensivo verso alcuno e questo è molto importante di non creare creare problemi per gli altri e per se stesso <ride> oggi sono andato in giro qui al bel parco uh, sì, Villa Borghese, superba, <ride> per fare un po' di meditazione, cantare, andiamo. è bellissimo, ma sono sempre andata in giro e ho visto tanta gente che mi guarda e c'è paura, gente ha paura, mi dica ma perché hai paura? Tu stai bene, io stai bene, siamo tutti bene qua, è un bel paese, siamo è ancora democrazia, no? O è già fascismo, non so. No, ancora democrazia. Non so, non so. Cambio curiosità. <ride> Cambio ogni secolo. No? Dipendono dalla modalità. Ma la gente ha paura perché tu mi guarda, guarda la mia famiglia, la mia donna e dice Io stai bene, sono felice. E tu come stai? Stai bene. Non guardare è come i piccolini occiali che vanno lì a. Eh. Questa non è un'insistenza umana, questo è, non è naturale. Perché abbiamo questa paura? Perché abbiamo perduto questa conoscenza e questo modo di vita di non stare offensivo a nessuno? E Arjuna non è stato offensivo, semplicemente... Ha preso i direttivi, l'ordine di Krishna, e per questo non è impegnato in suo lavoro. Se tu lavori per una dita, è la responsabilità della ditta. Se tu commetti un errore, non è la tua falta, la falta è della dita. Per questo, una persona, per esempio, che lavora in banca poi milione e milioni ma non è soldi suo soldi della vita eh? si perde questa uh, comprensione abbiamo un problema uh? e questo è il punto perché siamo uh, attaccati e siamo impegnati in questo mondo perché abbiamo fatto questo errore di eh, identificarsi con tutto, eh, con tutto. Pensiamo che questo è il mio, questo appartiene a me, è fatto per il mio godere di sensi. E dopo c'è la sofferenza, eh. diciamo che la passione crea la sofferenza. In tedesco è molto semplice, leidenschaft. Qualcuno conosce il tedesco? Leidenschaft Leiden vuole dire sofferenza e Schaft vuol dire creare. Allora il, la parola passione in tedesco è sofferenza, quello che crea sofferenza è la parola in tedesco. È molto scientifico. Eh? Perché quando agiscono in modo passionato creiamo problemi per se stesso e per gli altri perché non arriviamo a, a agire in un, un modo più virtuoso, siamo molto impegnati della passione, della lussuria. Mm? Ha visto oggi in questo parco qualche gente sta un po' freddo, ma non mai, pensano che è già estate, si mettono lì nudo eh? e pensano sì, questo è giusto, ma per gli animali sì, funziona. Ma per, i, per la spezia umana non è, non è appropriato, <ride> non è giusto. Eh? E ha visto una statua di un re. avete i re qui in Italia eh? era prima, è una bella, imposante. Eh? Come si chiama? Il primo re d'Italia? Oddio, il primo re d'Italia. Facciamo il quiz eh? infatti, ho <ride> Penso di sì, è lì sul cavallo, eh? fare una bella figura. Pensa che è già morte, è già andata, è anche tutta la sua dinastia, il anche il cavallo. <ride> ma era una comprensione di cultura, eh? in un modo o l'altro, anche era problemi, ma di, di, in un diverso modo. L'anima non è in contatto con gli oggetti dei sensi, sono sempre i sensi che sono legati con gli oggetti sens dei sensi. L'anima è mai l'attore. L'anima non può, non posso agire, posso sempre desideri, eh, desiderare. Desiderare. Eh. E dopo è, prakriti e kriemanani, guna e karmani sarvasha, dopo i guna le modalità, le attività e reazione della natura materiale prendono il suo corso. Come tu all'inizio lancia una palla eh, in montagna, quando c'è la neve, e dopo si sì, fa un grande disastro. Allora questa è la prima palla che lanciamo, è il nostro desiderio. Io voglio quello. E dopo... Pff, inizio tutto la, il disastro, la catastrofe ma come abbiamo spiegato ieri l'anima è consciente e in questo stato di conoscimento e di felicità abbiamo desiderio è naturale, è, è naturale per un'anima di, 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 di avere desiderio. ma qual è la qualità dei miei desideri già si, i tai, chi già è? Abbiamo desiderio per godimento di senso. Abbiamo desiderio per attività indipendente, o abbiamo desiderio per il servizio devozionale. Abbiamo bisogno di coltivare i desideri giusti. Come spiega il mio maestro spirituale, ogni da noi è, cioè abbiamo due cani entra noi. Eh? Un bravo e uno cattivo. E dipende da quello che diamo il cibo, quello era più forte. Eh? c'è un po' la, è una, si combattono qualche volta. È una lotta, sì. E dipendono quelle attività da abbiamo il cibo ogni giorno, eh? il cattivo o il buono. È una scelta che facciamo ogni circostanza, ogni situazione. Abbiamo questa scelta di agire in quel modo, ed in altro modo. e in quell'altro modo. Utilizzare tutto in servizio devozionale, questo è spiegato nella Bhagavad Gita come Naishkarmya Yoga, vuol dire non crea una reazione. E questo è interessante, è un'azione senza una reazione. Perché quando abbiamo questa esperienza che facciamo azione ma dopo c'è una reazione, allora non mi piace, quello, quello gioco non, non mi va perché tanto problemi <ride> riescono. Ma c'è un'azione che non crea una reazione. Qual è questa azione? È il servizio devozionale di singaggiarsi, di fare attività per il piacere di Krishna. E a livello esterno. Apparece che è la stessa cosa, facciamo cucina, facciamo tante attività, è come tante altre persone, ma la motivazione è diversa, non è per noi, è per Krishna, per il piacere di Krishna. Mm? Prabhupada, quando è arrivato a Ginevra, uh, avete incontrato il, uh, il sindaco da Ginevra. E sai, come i politici, la gente si introduce, va di va di va fanno, no? bella fotografia, bella figura. Tutto e Prabhupada dice che io sono una non persona, una non entità, sono qua sempre per servire il mio maestro spirituale e la mia linea di dei de maestri, non sono qua per me, per il mio desiderio e il sindaco era un po' scioccato perché <ride> questo è un nuovo modo di introduzione <ride> io sono uno non entità <ride> non sono qua per, per me è una nuova strategia e dobbiamo essere di provare questo in nostra vita e è interessante naishtiki. Naishtiki vuoi dire di non, uh, come abbiamo detto ieri, oscillare oscillare, di non oscillare, sì. eh? di stare fissi, eh? assorti in, in questo modo. E questo pace e questo stato senza paura potrei sempre sviluppare quando siamo legati con la uh, la fonte della pace, perché non, non è sufficiente di parlare di pace. Come qua a Roma, è il siede di tante organizzazioni internazionali, umanitarie, quello o quell'altro, si vado in giro qui, c'erano tante belle uh, palazzi, con tante belle uh, tarche, con tante belle macchine, con tante belle guardiane, con tante belle armi. <ride> per fare tante belle cose nel mondo no? ma questo non è sufficiente perché se non abbiamo pace nel nostro cuore se non abbiamo capito il, la, il vero comunismo che era maheshwaram, suridam chati, che Krishna è il proprietario di tutto Krishna è l'amico di tutto e Krishna è il beneficiario di tutti gli esseri Uh, se abbiamo capito quei tre punti siamo in pace e quanto io c'è pace, io puoi dare pace agli altri. Ma se io sono in ansiedà, se io sono orgoglioso, se io voglio inga ingannare, ingannare, eh? allora quello che, che io dà, quello che io dice, quello che io fa è sempre co 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 coverta? coperto di questi sentimenti, di queste motivazioni. Allora un devoto, una devota, ha realizzato che il mio circolo di influenza è qua, è di là, io. <ride> Abbiamo il nostro circolo di concerno, siamo concernati di tante cose, no? dell'ambiente, del salute, della società, di questo e quell'altro. Questo è il, il nostro circolo di eh? concern come si dice? interesse o che siamo concernati interessati non sempre come interesse ma we're concerned, we're really concerned how you say concerned? no preoccupati il circolo di preoccupazione è grande è larga e gli animali, le donne, le, quello, quell'altro, tutto bene, ma il nostro circolo di eh, influenza, our circle of influence, cerchi, cerchi eh, è piccolo. Siamo noi e un paio di persone vicino di noi. Eh. Allora, una persona che pratica il bhakti yoga. Comincio all'essenziale, comincio con se stesso e dopo possiamo, dal microcosmos possiamo allargarsi al macrocosmos. Non funziona nell'altro modo, L'altro modalità non, non funziona perché non, non si va, è una metodo, metodologia falsa. Abbiamo cominciare all'inizio e con noi. Allora qui in questo capitolo Krishna spiega a Arjuna che se vuoi capire questa conoscenza bisogna di trovare un maestro spirituale, perché senza un guido è, è difficile, senza un guide, eh, una guida. Eh. Anche se è andato al parco, senza il cartello è difficile, perché è grande, e Roma è grande, l'Italia è grande, il mondo è grande. E in questo universo la Terra è sempre un specchio. Eh? Allora siamo un po' spazzati nella nostra, nel nostro viaggio astrale. <ride> e per questo è bene se sì, abbiamo un guide. Come la gente adesso nella macchina c'è cioè il, il GPS, no? la navigazione, mm? e noi non abbiamo i GPS, abbiamo i GSS, Guru Sadhu Shastra. Eh? Seguono il guru, il maestro spirituale, i sadhu, vuoi dire i santi, e la shastra, le scritture. Se tu hai un segnale di tre diversi satelliti, puoi sapere dove stai. Se non c'è il contatto, non puoi sapere dove è. La prima cosa, quando tu vedi la tarca, è questo punto rosso. Tu stai qua. E questo è molto importante. Eh? definizione del locus standi dove ci siamo e questo adesso è un problema di base perché maggior parte non possiamo accettare la realtà che ci siamo e dove siamo in vita e come aggiungere se come agire come evoluare e evolvere, evolvere in questo eh, modo per questo um, una guida, eh? un maestro spirituale, un maestro è molto importante. <ride> Ma ci sono tanti, eh? ieri sono dato in Giro del Vaticano. Ci sono tanta gente che dice: Ah, io puoi fare il tuo guid, eh? è gratuito, suegami, eh? fa confianza in me. <ride> ci sono tanti, ci sono centinaia, potrebbe migliaia, non so sono stato a Angkor Wat in Cambogia a vedere il tempio di Angkor Wat lì ci sono 12.000 guide che parlano tutte le lingue della terra tutti bravi cambogiani che hanno imparato il giapponese, il coreano, l'indi, il, il russo e parlano perfettamente a fare il guide ma c'è diversi tipi c'è quelli che sono certificati e c'è gli altri <ride> che sono sempre in giro per fare cose sue. Allora, anche nella vita spirituale c'è tanta gente che proclama: ah, io sai tutto, seguimi e non c'è un problema. Tutto a posto. Eh? Insieme andiamo a vincere. Eh? Era la combinazione, la soluzione perfetta non devo essere naivi nella pratica della naività Na Naivety. we can't be naive okay. no. in? ingenui no, naive vuol dire che sei un po' innocente ma in una maniera infantile superficiale. non superficiale in genere, un po' in genere, sì. necessità una certa maturità, per esempio, se tu vado a, a, a Roma Termini, alla stazione, e c'è qualcuno che viene verso te e dice: tu vuoi comprare oro? Perché io devo andare in Nigeria e adesso c'è un po' d'oro e non per portare. Di là, allora lo vendi. Un buon mercato, un buon affare. Vado a comprarlo, che pensi? Penso di no. Eh? Perché no? Eh? Truffa. truffa, esattamente. <ride> Sull'autogrill, no? Vengono tutti <ride> di là, di là, di là, di là, di là, ma è truffa. Allora, nello stesso modo, tanta gente disse io. Sa tutto e può darti la, la vera soluzione. Primeramente studiare le scritture vedici per sapere quali sono le qualificazioni di un vero maestro. Un vero maestro prima devo stare un vero discepolo, perché se non sei studente non puoi fare il professore, se non hai fatto il liceo, non puoi fare. <ride> il professore di nessuna disciplina e devo fare eh, la tua educazione e dopo seguire, di seguire di stare in linea diretta di una tradizione autorizzata tanta gente crea un nuovo sistema, una cosa, una innovazione adesso c'è abbastanza fusion fusione, cucina di fusione vuol dire facciamo un po' di tutto <ride> un po' di tutta e un po' di niente eh? Così, ma non funziona al fine perché il processo è molto scientifico. Allora, un vero maestro non dico che io sono l'innovatore, io sono quello che ha creato questo, è uno che dice: Io sono un discepolo, seguo il mio maestro spirituale Hare Krishna, e sono sempre qua per portare questo messaggio eh? a parte della tradizione di qualcun altro. Non è il mio eh, progetto. Identità con individualità nella vita spirituale è il vero, conosc il vero conosc conoscimento. Eh? Abbiamo identità e individualità. Qualche volta la gente parla di identità, ma la individualità è un po' oscura. Uh, pensa che siamo tutti uno tutto è uno ma adesso vediamo in questa stanza qui la sala del tempio tutto è diverso non siamo uno siamo in uno lo stesso modo di discorso perché facciamo quello discorso della Bhagavad Gita in questo senso siamo in un'unità e unificazione attraverso il suono attraverso la pratica ma in personalità siamo individui, eterni che mai lasciamo questa individualità. In tanti diversi processi, la gente uh, riesce a cercare di. Uh, e try? Cercano, cercano di dissolvere, di fondere la personalità. E come la goccia nell'oceano, di diventare uno con tutto. L'oceano, ma c'è un problema: non siamo una goccia, siamo una persona, un'anima e un'anima eternamente è una persona distinta. E di immaginarsi un stato impersonale dove non esistiamo non è possibile. Puoi immaginarti un stato di non esistenza, non è possibile per un essere esistente, di immaginarsi un è stato inesistente, perché siamo lì, siamo realtà, questo non è un ologramma, questo non è... Sei già andato all'esposizione alla dei, dei Franceschi, lì vicino all'ambasciata americano? Eh, siamo andati, no? Lì c'è un ologramma, c'è un francescano che usce, esce fuori dal muro e ti parla. Una persona in 3D, lo vedi, in persona, alto, grande, sorrendo, ti parla, ti spiega tutta la storia, ma è un ologramma, non è un'anima, un una vera persona, è una proiezione. Ma noi siamo persone, individui, con desiderio, con, con desideri. Questo non puoi mai distrutto, è sempre la nostra esistenza perché abbiamo tanti problemi tanti dolori tante sofferenze in questo mondo la gente si dice ma io non mi piace più vuoi absolvarmi di tutte quelle responsabilità di tutte quelle sofferenze vuoi unirsi nella, nel Brahman nella energia eterna ma non è possibile Dio e senza uh, difetti e, e senza attrazione e senza invidia perché lui è completo spiegato nella ishopanishad om pur Purnamidam pur namidam pur nat pur pur namada ya pur nameva che dio la persona suprema è la realtà assoluto e da lui c'è tante diverse emanazioni universi completi e individui, anime completi che sono emanazione di lui, ma lui se stesso è sempre completo, non si manca qualche cosa perché toglie fuori qualche cosa. Se io prendere una pagina, non lo fa ma sempre teoricamente da questo libro, allora si manca una pagina eh? a livello materiale, ma da Krishna non si manca niente come il sole, c'è tanta energia, tanta luce, tanta energia che parte dal sole, ma il sole è sempre completo, non si manca di energia, perché è una manifestazione dell'energia, della potenza di Dio. E anche noi, se vogliamo stare senza falsi, flawless, without faults, senza errore. senza errore, grazie. Eh? Devo legarsi con la persona che è senza errore. Una persona liberata va a godere piaceri illimitati, ma questi piaceri sono piaceri interni, non sono i piaceri dei sensi. Perché i piaceri dei sensi sono molto transient, breve, sì, molto breve. Ha visto nel parco. A un momento la gente mangia, dopo si dorme, dopo si abbraccia. C'è sempre bisogno di cambiare la situazione perché non funziona la situazione. Dopo due minuti c'è bisogno di altre cose perché mi fatica. <ride> vuoi fare altre cose, vuoi dire che questa non, non è vera felicità. E così se troviamo questo piacere dell'anima, il vero pacere spirituale, uh, sul livello di Brahma Prasannatma, Prasanatma, nasce occhetti na canxetti, samak sarve shubhute, shu mad bhaktim labatem param. Brahman, uh, brahman, è l'energia, l'energia spirituale che godiamo in questo processo del canto del santo nome di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Non sempre il Brahman ma anche il Parabrahman, eh? Dio la persona suprema e la sua energia e tutte le sue potenze. E quali sono gli effetti di questo canto del santo nome? Na shokshati, na kankshati, che siamo senza? No hankering and lament no lamentation. Sì, perché la gente oggi si lamentano molto. Parla con la gente qualche volta. Prendono tutti la violina e fanno tutti la divina commedia. Eh? Io oggi, ogni giorno parlo con la gente in strada e fanno sempre... La, la stessa commedia. che Questa è la natura de, della persona, gli aspettativi sono lì, la realtà è qua, si manca, c'è un problema qua, Houston abbiamo un problema qua, quello non, non funziona e qui si tira e la persona entra le due pole, eh? vuoi andare di là ma... Basta tirare di più, <ride> allora è, è, diventa un po' distratto. È come un uh, multiple personality disorder, un disordero di personalità. Che abbiamo questa idea, questa falsa idea, questa illusoria di, di utopia, di, di perfezione nella vita materiale, e dopo abbiamo la realtà, e le due cose non corrispondono. Allora. Sviluppiamo filosofie, sviluppiamo ideologie, sviluppiamo diversi processi per spiegare quello, ma al fine del giorno non corrisponde, non funziona. Ma se conosciamo la filosofia della Bhagavad Gita e se pratichiamo il Bhakti Yoga, non siamo confusi, non siamo distratti di questi. di quei diversi uh, obiettivi, perché sappiamo. Chi siamo e che è il nostro ah, vero dovere in questo mondo? E una persona, questo è il test, Prabhupada disse nel quinto capitolo della Bhagavad Gita che il vero test è di ah, diminuire i piaceri dei sensi e specialmente la sessualità. Questo è il test nella vita spirituale perché la vita spirituale e il godimento di sensi, specialmente il sesso, eh, non vadano bene insieme, che sono contrario, perché un'attività dice io sono il guadatore e il controllore, e l'altra attività dice io sono il servitore, io sono eh, una persona che vuoi dare piacere agli altri, è, una, eh, è contraddittario. In natura in esistenza. Quando siamo attaccati ai godimenti dei sensi, la Gita spiega nel ventitresimo verso che la mente, gli occhi e no, questa parte: il petto, e il petto diventano agitato. Quando siamo attaccati a qualche cosa, la mente, gli occhi e il petto diventano. Eh? Un Goswami è una persona che controlla i sensi. Dhira, eh? dhira, janak, priya, priyakaro, nirmazaro, bhujito. Go Swami. Go vuol dire sensi e Swami vuol dire maestro. Un Goswami, un Sanyasi è un maestro dei sensi. Vuol dire che lui non è il servitore, è il maestro dei sensi. Se i sensi dicono vai a mangiare, vai a vedere, vai a, va a godere, lui dice no, stai bene, pace in casa. Perché? Perché c'è un, una soddisfazione interna, una felicità interna. La maggior parte della gente non arriva mai a giocare, a, a, a to fast di digiunare, eh? è troppo difficile, tempi fa era tradizione, era cultura, tanti festività, tanti diversi eh, eh, festi eh, religiosi, ma adesso è finito la divina commedia, la gente non, non si fa più anche di parlare di queste cose, dicono ma questo... Il quinto capitolo è l'introduzione per il Stanga Yoga, perché nel sesto capitolo Krishna spiega il Hatha Yoga, il Stanga Yoga, il, proce, il, il processo delle otto fasi dell'yoga. Allora, in questo capitolo Krishna dà il fondamento, la base di questa conoscenza. La perfezione nel servizio devozionale e la coscienza di Krishna e di ricevere questo pace e di confondere questo... confondere? No? Sì? Confondere. No. no? Di diffondere. Ah, diffondere. diffondere più. Eh, con tutti gli altri. Questa è la perfezione di vita nel servizio devozionale. In questo verso mm, Krishna parla di un... Sagnassi, chi è un sagnassi? Sagnassi non è una persona che porta sempre uh, vestito orange, non è sempre un orangione. Uh. Lì vicino del Vaticano ha visto due indiani in vestito orange, l'ha visto? Con la, la struttura? Uno è lì, un piccolo è lì, sopra, e l'altro è lì, e tu pensi che lui lo tiene in mano? Ha già visto? Eh? ma è un trucco perché c'è una costruzione <ride> è meccanico non è magico <ride> non è potere spirituale ma la gente pensa che un maestro è uno con la barba e capelli lunghi e un vestito arancione. no, un sagnassi è una persona che ha rinunciato tutto per il servizio del Signore un sagnassi non rifuso Nessuno e non rifuso, non rifuto. Eh, i, uh, non rifuto i, i uh, elementi della natura materiale, perché sa lui sa, no? lui sa. Lui sa. Lui sa

non è di una persona che dice che questo è falso, questo è falso, ma la vera rinuncia è di utilizzare tutto nel vero senso del creatore. Altrimenti, se andiamo in foresta, abbiamo anche i cimia che non portano vestiti lussuriosi, sono nudi e sono anche vegetariani, mangiano sempre frutta, ma c'è un problema che ogni cimia ha una decina o una ventina di, di, di donne, di femmine, allora non sono rinunciati, fanno sempre apparezza che sono rinunciati. Brahma butta prasanatmana shogyatina kankshati. Abbiamo parlato di questo verso, vuol dire che io sono completamente soddisfatto. E per questo non vuoi. What means hoarding. Hoarding. Sì, non vuoi accumulare cose innecessarie. Innecessari. In questo mondo adesso c'è povertà perché c'è troppo di un parte, c'è dell'altra parte e vediamo che per esempio in città è, è evidente questo inequalità inequality, disuguaglianza sì è molto evidente eh? c'è praticamente il 70% della terra appartiene a meno che o 5% del mondo è una pazzia. No, non funziona. Non, non, è, non è giusto. Allora, come possiamo combattere questo stato? Ah, hanno tutti grandi armi e grandi cose, come puoi combattere questo? Ti dare un esempio personale della, del questo principio della soddisfazione individuale che è spiegato. Nella Ishopanishad, nel primo verso, primo mantra, che è sarvam kincha jagat che una persona prende sempre quello che ci serve, non di più, come gli OCIAI, mangiano sempre quello che ci serve, non di più, non accumulano per domani, mangiano adesso e domani era domani. Ma l'umano, l'umanità, <ride> accumuliamo perché abbiamo questa paura che domani non era mai. Eh? E domani andiamo al mercato nero a vendere a un prezzo alto. Ha visto quando è stato lì a visitare a Verbania eh, al ponte? E c'era un furgone del sud, apre sempre le porte e comincia a vendere un po' le cose, non sai di dove... Non sa di che parte si tratta e uno che sta in giro a guardando e l'altro che sta a fare il mercato lì, mercato volante, a, a 200 metri delle Carabinieri, della grande stazione dei Carabinieri. Perché ha bisogno questo modo? Perché c'è un sistema che non va, un sistema che è corrotto. Eh? Corrompe? Corrotto, sì. Eh? di taxi e taxi e taxi e taxi e taxi, al fine la gente dice ma io non respiro, anche quando respira mm -hmm. tu c'è questa esperienza, anche quando tu respira non c'è ossigeno, allora lì c'è un problema, non funziona. Mm? Anche la gente lavora ma non si riesca a uscire a, a veramente fare le cose che devo fare. Questo è il principio di Ishavasya. Un elefante mangi, mangia due volte al giorno, eh, entra 100 pounds, vuol dire 50-60 kg eh, di cibo, due volte al giorno. Non mangia 200 kg, mangia sempre 50-60 kg, due volte al giorno. È modesta. Eh? È una formic formica. formica. Prendere sempre un grano, non di più, eh? e non confonde la sua personalità. Allora, dobbiamo capire quali sono le mie necessità e come puoi vivere una vita modesta in conscienza di Krishna, in gratitudine e fare partaggiare, partaggiare questa conoscenza e questo, questa felicità spirituale a tutta la gente uh, vicino di me. Una. Bhakti Yogi, una persona che pratica la vita spirituale, non dica mai che io vado di là, io fai quello, questo è il mio, io è mio, io è mio, eh? che sono le, le parole le più importanti nella tutta la vita di una persona. Una persona che pratica il servizio devozionale disse, si Krishna desiderio, io puoi provare di andare in India, ma dipendono del del suo desiderio, perché ci sono tanti fattori. Il risultato delle attività appartiene a Krishna, come abbiamo citato questo esempio della persona che lavora in banca, il risultato delle attività non appartiene a lui, appartiene alla ditta. Allora, nello stesso modo, il risultato delle nostre attività a chi appartiene? Questo corpo non è, no, non è il nostro perché è dato eh, per madre natura attraverso la mamma e il papà e tutti gli ingredienti, tutto che abbiamo a disposizione è un dono di Krishna. Allora eh. dobbiamo utilizzare quello nel servizio di Krishna, dal suo desiderio, al suo idea. Se tu sei una dita... Non puoi fare cosa sua, non puoi dire: ok, quello molto comodo, qui c'è il wifi, c'è a bere, c'è anche un po' di cibo, allora puoi sistematizzare la mia dita qui dentro eh, la dita di un altro. Questo non è, non è un bravo ragazzo. <ride> Noi dobbiamo combattere questa mentalità, perché qualche volta anche nelle società, nelle. Movimenti spirituali o, o sociali o altri, la gente fa questo mix del desiderio personale e di, di creare la sua cosa dentro un'altra organizzazione. Se vuoi fare cosa tua, ok, vai a fare cose tue, eh? tutte le benedizioni, <ride> ma se vuoi fare il devoto di Krishna, allora fai il devoto di Krishna, perché queste cose non si. Uh, it doesn't mix. Non si mischiano come acqua e olio, non si mischiano come la, la pianta, la fuore di loto, è di una natura diversa. Il, il nome per lotos è in, in sanscrito: eh, è quello che cresce from the mud, what grows from the mud, dal fango. Eh, è ironico, è molto ironic. Ironico perché dell'oscuro cresce <ride> la pianta, la fiora la più meravigliosa, la più eh, revelata, la più adorata di tutto il mondo eh? dell'oscuro è di una diversa natura. Anche tu, si sì, mette la foglia e la pianta del dell'otto dentro l'acqua usciva sempre, e l'acqua. <tusse> vado via, non non puoi missare perché è come olio e acqua, non, non mix. E nello stesso modo l'anima spirituale e la natura materiale adesso sono collegati, ma sempre temporalmente, perché siamo di nature diverse. E di sviluppare il nostro desiderio di rendersi a Krishna attraverso il bhakti yoga e il servizio devozionale, questo è il processo della coscienza di Krishna, è il messaggio della Bhagavad Gita. Allora, in poche parole, questo è la, il senso di questo verso. Ci sono tante altre cose che possiamo dire. Sì, c'è qualche domanda su quei soggetti, dimmi come si può praticare tutta questa vita di oggi. Ah, per internet allora come possiamo praticare questo in vita di oggi non avere desideri non avere passioni in vita di oggi no abbiamo desideri abbiamo passione è naturale è normale è la natura dell'anima ma di collegarsi di, di rendersi a Krishna per esempio se tu hai il desiderio di fare il fashion design allora fai Belle decorazioni per Krishna, non sempre per se stesso, ma per Krishna. Una persona vuoi cucinare, vuoi fare belle preparazioni, le fa, ma le fa per Krishna, e dopo tu puoi anche godere da questo, non c'è problema. Ma anche all'inizio, tutta l'architettura, l'arte, la musica, la pittura era tutto fatto per Dio. Tutte le grandi, grandi spettacolo, opera, era tutto fatto per Dio. Ma quello non vuol dire che la gente soffra e Dio eh, è lì a, a fare la bella festa e tutti gli altri sono... No. Ogni individuo, ogni persona, quanto il stomaco è soddisfatto, tutte le parti del corpo sono Soddisfatti allora, nello stesso modo, non è di negare o di sublimare questi desiderio. Ma c'è qualche desiderio che è possibile di eliminare o di ridurre. Quello c'è lì, c'è una necessità di vedere quello è necessario e quello non è necessario. E quello che rimane, quello è necessario. Possiamo fare la connessione, il yoga, tra queste attività e Krishna, anche quanto è il lavoro la famiglia, eh, il denaro, la casa, tutto è possibile, non c'è problema. Krishna ha spiegato a Arjuna come puoi fare questo processo di yoga sul campo di battaglia. È un luogo molto competitivo, è, è un luogo molto passionato, ma Arjuna ha fatto questo yoga nel suo dovere, allora è possibile anche per noi. Ma abbiamo bisogno di un guide, perché qualche volta siamo un po' spaziati, un po' perturbati, abbiamo bisogno un po' d'aiuto. Allora bene di, di trovare una persona o diverse persone dove possiamo avviare un, un incontro, una, una discussione su questi soggetti. Perché maggior parte della gente dica ma tu sei pazza, che sta facendo? Perché pensi di tutte quelle cose? Eh? Allora, ma se vediamo la storia, la, la storia mondiale, la maggior parte della gente era della falsa opinione. Hanno fatto... The majority was always wrong. Sbagliata. Era sempre sbagliata. Sbagliata. I tedeschi, gli italiani, i romani, la maggior la maggioranza era sempre sbagliata allora se andiamo sempre dove si andavano tutti dove ci arriviamo uh? Uh? in the slaughterhouse nel uh, Mattadoio. Mattadoio, sì se si siamo come i, uh, come si dice the sheep <mah> pecore. Uh? Pecore. come pecore seguiamo le altre pecore va a finire male, non è, non è, non è una bella strategia, dobbiamo trovare il nostro cammino, perché siamo individuali e abbiamo bisogno di trovare il nostro cammino. E in questa pratica della coscienza di Krishna abbiamo più che cento diversi maestri spirituali e io ho diversi guide e amici che mi aiutano. E non è sempre una persona, che l'assoluto è la verità. C'è diversi riferimenti, così, diversi punti di informazione, è una balancia. Ma c'è bisogno un po' d'umilità, perché qualche volta siamo di una diversa opinione. <ride> Altre domande? Io sono stato qui un anno fa per fare i visi, i visa, visti? per Nigeria, e Togo, Benin, Ghana e Costa d'Ivoria. Il primo giorno non è, successo, non è successo niente, sempre lavoro e risultato negativo. <ride> Ma il secondo giorno. Parla grazia di Krishna, ha fatto tre visite in un giorno. Era un po' speciale perché è Africa dell'Oeste, <ride> ma era molto interessante. Allora qui in Roma c'è... Sì, c'è una energia eh, diversa e tutto il mondo è qua. Allora abbiamo un'opportunità a parlare con tutto il mondo. Oggi ha parlato con l'ambasciatore di, di, di Argent, eh, non Argentina, di uh, uh, Uruguay, eh, che è lì vicino. Ci sono abbastanza ambasciati qui in zona. Allora, Roma è un, una città molto importante: Proprio è stato qui uh, camminando lì sul parco. Eh? E questo anno era il primo ratayatra a Roma non ha fatto mai 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 allora è un grande evento e abbiamo bisogno l'aiuto, la collaborazione di tutti e la gente è aperta aperta su un certo misura <ride> Altre domande, altri punti? Oggi è il giorno di Mahadvadasi, allora è un giorno speciale e vogliamo cantare ancora un po', Hare Krishna, insieme, se siete d'accordo. Allora, quello che non tiene la Bhagavad Gita in casa, per favore, questo è, questo è come il... Bibbia, ma di più, è come il... Uh, puoi dire il... Um, user's manual? Manuale d'utilizzo manuale? Manuale per questo mondo e per questo corpo. Se tu compro un piccolo gadget, come quello, c'è cioè un manuale di 300 pagine. In giapponese, coreano, thailandese, hindi, swahili, russo, giapponese e italiano. Eh? Sempre per un gioco che non è difficile a capire. C'è un bottone, c'è un manuale di 300 pagine. Il nostro corpo è un universo. Non c'è nessuno qua che sapeva veramente come digerisco il, il cibo, come perché abbiamo i, i capelli o non abbiamo i capelli e tutte queste diverse sintomi che ti parlano dell'emozione, del, del, della psicologia da una persona. Allora questo è il manuale d'utilizzo per la vita umana e per questo mondo. È molto utile e non è costoso. <ride> allora. Prego, uh, prendo tanti libri che possono portare, è molto importante, la gente lega tante cose, vede adesso non c'è nessuno, una persona che non, che non è, uh, who is not plugged into the matrix, non c'è nessuno che non è uh, connettato con la matrix, uh, con la informatica, con i bottoni. Anche lì nel parco non c'è una persona che è senza elettronica, non esisto di più, praticamente. Ma quando pratichiamo la vita spirituale, possiamo diminuire, ridurre eh, le necessità materiali e aumentare la felicità trascendentale. Eh attraverso il Bhakti Yoga, questo processo della conscienza di Krishna. Questo è il vero regalo che ha portato Shila Prabhupada. Una volta è arrivato in Inghilterra e gli hanno chiesto alla, alla Dogana, ma che sta facendo? Che vuoi qua? Abbiamo già di tutto, abbiamo religione, abbiamo filosofia, abbiamo letteratura, abbiamo di tutto. Perché sei venuto in uh, uh, Inghilterra? E proprio disse che voi inglesi siete stati in India per 2-300 anni e quando siete uscite voi avete preso tutte le ricchezze di India. Eh? Non sempre seta ma anche i gioiai e tutti, tutte le cose no? dei musei, tutto, tutto, tutto. Ma la pietra la più preziosa d'India L'ha lasciato lì, non l'ha preso. Allora io sono venuto qua per portare questo diamante, questa pietra preziosa, e di regalare, di, di dare questo regalo, perché voi, you forgot to take this, avete dimenticato di, 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 di prendere il, il più alto valore. Allora sono, la mia missione è sempre di, di, di venire e di dare, di portare questo regalo. E questa è la contribuzione del Movimento della, per la Conscienza di Krishna. Non siamo qua per uh, altri motivi, ma sempre per presentare il messaggio di Krishna, della Bhagavad Gita, che puoi dare il pace e la vera felicità per ogni essere in questo pianeta. Hare Krishna? Grazie per la sua pazienza e mi scusi per i paroli sbagliati. È un processo di purificazione. <ride> Ci vuole diverse vite per divenire romano. Non si fa in un, in un, <ride> in un passo. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Rama. Krishna Krishna kisna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 gana krishna krishna hare 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 rama hare rama rama rama, rama hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama